Gianluca impastato, bestemmia al GF VIP? La frase che fa tremare i fan. Grande fratello VIP, Gianluca impastato pronuncia una frase che potrebbe costargli l'eliminazione. Dopo il caso bestemmia che ha coinvolto Marco Predolina al Grande Fratello VIP, con conseguente eliminazione dal reality, un altro volto celebre potrebbe pagare cara un'uscita verbale, Gianluca Impastato. Sul web, nelle ultime ore, è iniziato a circolare un video in cui il comico, mentre serenamente parla con Daniele Bossari e altri inquilini della casa, si fa sfuggire una frase che la redazione del programma dovrà valutare con molta attenzione. In base a ciò che sembra essere stato detto, non è esagerato pensare a una nuova clamorosa eliminazione, dopo quella accaduta al conduttore radiofonico. I due casi sono differenti per le modalità in cui sono state esternate le parole. La questione è però un'altra. Se l'intervento di Impastato sarà considerato bestemmia, la sua avventura terminerà. Andiamo a scoprire i dettagli di cosa è accaduto. Impastato e la frase incriminata, si attende la decisione del Grande Fratello VIP. Impastato, rispondendo a Bossari che gli ha chiesto che cosa ne potrebbe pensare un tale Diego, ha così risposto: ho immaginato quello che potrebbero aver detto. Ma non parla mai, ma Dio è. L'ultimo termine della frase non è del tutto chiaro, anche se pare che sia stata pronunciata la parola can. Senza dubbio, la produzione e la redazione del programma avranno i mezzi acustici e filmici per giudicare meglio la situazione di Gianluca. In questo caso però è bene prima fare chiarezza su due punti. A differenza di Marco Predolin, il comico ha riportato un pensiero di qualcun altro, una sorta di citazione. Il secondo punto, che si allaccia al primo, è che ciò non scagionerebbe Impastato, perché il regolamento è ferreo per ciò che riguarda locuzioni del genere, ripetiamo, sempre a patto che sia certificata. Impastato il dialetto del Nord, la frase incriminata al Grande Fratello VIP. È bene precisare che l'espressione che parrebbe essere stata riportata da Impastato, è tipica di alcuni dialetti del Nord Italia. Tra l'altro, come già sottolineato in precedenza, il comico non se l'è lasciata sfuggire in preda all'ira o ad altre debolezze. Tuttavia, come nel caso di Predolin, che non aveva la più pallida idea che le parole da lui pronunciate sarebbero state tanto gravi da procurargli la squalifica, il Grande Fratello punisce indistintamente la pronuncia delle bestemmie, non tenendo conto giustamente del contesto in cui vengono esternate. Non ci resta che attendere la decisione della trasmissione sulla vicenda.